Central, buonasera a tutti, buonasera a chi è qui con noi fisicamente, buonasera a chi ci sta seguendo online nel gruppo Mestre Mia. Questa sera siamo al terzo appuntamento di sei che sono il blocco di incontri di questa seconda parte dell'edizione invernale, quindi siamo proprio a metà della rassegna e questa sera conosceremo Mauro Ciancimino, che è qui alla mia sinistra, conosceremo la sua opera Il Cobra e il Leone, un libro pubblicato da Mazzanti nel 2019 che continua a essere molto attuale e quindi abbiamo deciso di continuare a promuoverlo anche noi in questa rassegna. Ci fa l'onore di essere con noi questa sera. È un onore il professore Arduino Paniccia, che probabilmente molti di voi avranno già visto negli schermi televisivi di Rai e La 7, in quanto è un opinionista televisivo e assieme a lui questa sera affronteremo materie ed argomenti come geopolitica, economia internazionale, guerre, cose che ancora al nostro festival non erano state affrontate, quindi sarà una serata sicuramente interessante. Ti ringrazio Mauro per aver comunque scelto di presentare qui e scopriremo anche una cosa che io, lo ammetto, ignoravo, il caso della nave Edia, questo mistero italiano, uno dei primi casi risolti, diciamo, del dopoguerra, che ancora a distanza di 60 anni, perché ormai era il 62 quando è successa questa cosa, quindi non si sa ancora questa nave che fine abbia fatto e mi fa piacere che l'equipaggio, più che altro gli uomini dell'equipaggio, certo, mi fa piacere parlarne questa sera e quindi vi passerei subito la parola e noi ci rivediamo più tardi. Grazie. Intanto grazie a tutti di essere qui presente, che avete anche battuto il freddo che c'è fuori, diciamo che oggi è stata una giornata veramente fredda, quindi grazie per essere qui. Questa sera parleremo della storia del Cobra e il Leone. Il Cobra e il Leone è un libro che, romanzato, racconta un cold case, ovvero un caso che non è stato ancora mai risolto, ed è la storia della nave Edia. Una nave che è partita da Ravenna nel marzo del 1962, è scesa giù per l'Adriatico e ha toccato tutti i suoi porti che doveva fare perché era un carico di fosfati. È andata in Spagna, è andata in Marocco e poi al suo ritorno nel canale di Sicilia, a un certo momento questa nave sparisce completamente. Con la nave spariscono anche tutti gli uomini del suo equipaggio, 19 italiani e un gallese. Dei 19 italiani ci sono gli ufficiali che sono di Fano, quindi marchigiani, i secondi ufficiali sono veneziani e poi abbiamo i marinai, sono Chioggiotti, Triestini, di Molfetta e uno anche di Sciacca. Quindi diciamo raccolgono dalle Alpi fino alla Sicilia. Questa è una fotografia che rappresenta il monumento che c'è nel porto di Chioggia a memoria dei marinai chioggiotti dispersi dalla nave Edia. Io adesso vorrei farvi vedere un brevissimo video, dopodiché cominciamo con il libro e tutto quello che Arduino poi ci racconterà. Brevemente. Sinteticamente. Speriamo che funzioni tutto. Allora. 14 marzo 1962, arcipelago della Galit, Tunisia. Una nave mercantile battente bandiera liberiana
trasmette il suo ultimo messaggio radio prima di dileguarsi completamente con l'intero equipaggio nelle acque del Mediterraneo. Non è un Mayday, non è un SOS, cioè non è un messaggio di soccorso, è un messaggio di routine inviato all'armatore. Il suo nome è Hedia. Quale mistero, o forse meglio dire, quale segreto, sta tenendo occultata la verità da oltre mezzo secolo sulla sorte della Hedia e del suo equipaggio? L'equipaggio di Hedia era composto da 20 marinai, 19 italiani e uno straniero, ma nessuno di loro poteva immaginare che quello sarebbe stato il loro ultimo viaggio. E per alcuni di loro fu anche l'unico. La comunità internazionale, e in particolar modo il popolo italiano, non deve e non può accettare quello che fu un probabile e scandaloso crimine di Stato. Credo che loro in saputo hanno caricato le armi. Da quello che ho visto io, l'equipaggio, siamo tutti padri di famiglia. Non avrebbero fatto una scelta simile. Una strage fatta passare per un naufragio, una responsabilità di due stati, la Francia e l'Italia, e l'assenza totale di indagini giudiziarie. Una storia di armi e ruggine dove certamente non è il mare il nostro nemico. Su quella nave erano imbarcati sicuramente degli onesti marinai. Sembra che la Hedia non sia stata affondata, sia stata sequestrata, catturata. È un atto di pirateria internazionale, un atto di forza, è un omicidio e dal punto di vista della legislazione italiana non è prescritto e si resta appunto stupiti per quella che chiamerei giustizia negata. Oggi sono passati anni e pertanto come marinaio reclamerei e reclamo a nome di tutti i marinai d'Italia, se possibile, la verità sulla scomparsa di questa nave. Sarebbe arrivato il momento, oggi, trascorsi ormai praticamente più di 50 anni, da parte di alcuni governi e di alcune diplomazie internazionali, di desecretare e di aprire questi archivi una volta per tutte, nel rispetto non soltanto dei morti, ma anche delle famiglie di queste persone che non ci sono più e soprattutto nel rispetto della dignità dei popoli che si costruisce nella misura in cui i popoli possono andare avanti fieri della propria storia e non vergognandosi della propria storia. Eccoci qua. Bene, quindi siete resi conto più o meno che cosa è successo. Ricordiamoci che siamo nel 1962 e in Algeria c'era una bella rivoluzione. La Francia in quel tempo pattugliava il Mar Mediterraneo per controllare appunto le navi, che i contrabbandieri di armi. Questa nave è stata scambiata per una di queste navi, o realmente aveva delle armi all'insaputa dell'equipaggio, o non possiamo saperlo perché non c'è più nessuno di queste persone che ce lo può raccontare, se non gli atti secretati sia dallo Stato francese, a quel tempo c'era De Gaulle, e dal nostro governo, a quel tempo c'era Fanfani e altri governanti che noi ben conosciamo. Non è stato fatto nulla. Queste persone sono state prese, sequestrate e portate in un carcere algerino. Perché? Perché un paio di mesi dopo è stata scattata una fotografia da un giornalista algerino all'interno di un cortile di una carcere che
aveva ripreso delle scene, tra cui c'erano 7-8 di questi marinai. La fotografia ha fatto il giro immediatamente in Italia e sono stati poi riconosciuti dai parenti. A questo punto c'è stata la richiesta del nostro governo di intervenire e liberare le persone. La Francia ha fatto orecchie da mercante, gli algerini hanno detto che sono persone che assomigliavano e da qui tutto è andato nell'oblio. Interpellato il ministro Fanfani dalla mamma di uno dei marinai per intervenire, l'onorevole ha detto: non possiamo fare una guerra per 20 persone. E da qui ha chiuso la porta e di questa nave e di questi uomini ad oggi non se ne sa più nulla. 2 anni fa il presidente Macron aveva desecretato molti documenti del tempo della guerra d'Algeria, ma questi documenti riguardo la nave Edia non sono saltati ancora fuori. Quindi lo scopo anche di questo libro è quello di far conoscere a molte più persone, ai media, questa storia dimenticata. Viene considerato il primo mistero geopolitico italiano del dopoguerra. Ed è sempre con la Francia che abbiamo qualche problemino in geopolitico, chiamiamolo, esatto. Non militare, ma geopolitico. Esatto. Tra i personaggi che si stanno dando da fare c'è Accursio Graffeo, che è nipote di Filippo Graffeo. Era il marinaio più giovane, primo in barco ed è sparito. Quindi lui si sta facendo veramente in quattro perché questa storia rimanga sempre viva. E assieme alle messaggerie sono riusciti a fare appunto questo video, e questo è soltanto un trailer di 30 secondi, un minuto, tanto per dare l'idea a cosa succede. Cosa racconta il Cobra e Leone? Il Cobra e Leone parte da questa storia vera e parte poi viene accompagnata con il romanzo, ovvero un capostipite di una famiglia algerina rivoluzionario, la famiglia Cassim, inizia la sua salita al potere dei rivoluzionari islamici, il gruppo islamico armato. E qui inizia tutte le attività terroristiche che realmente che vengono raccontate, sempre romanzate, nel libro. 1994, dicembre 1994, c'è un sequestro di un aereo ad Algeria e poi arriverà in Francia, e anche qui questo aereo poi verrà liberato dai gruppi antiterroristi francesi, viene poi anche qui raccontato. Il discorso è che questo gruppo islamico inizia a pestare i piedi a due grossi sistemi di sicurezza, quello israeliano, il Mossad, e il fantomatico nostro Delta 3, che ha come a capo il suo comandante Marco Di Mauro. Questi due gruppi, che viaggiano su binari, sembrano su binari ben separati, poi invece inizieranno ad avvicinarsi sempre più, poi con un finale abbastanza adrenalinico, veramente. Quindi vi esorto magari a leggere, ci saranno dei momenti... E non raccontarlo. Sì, avrete quindi... dei momenti che avete bisogno di mettervi le scarpe alla ginnastica e correre, perché vi faranno correre e far vedere tanti posti, perché partiamo da Venezia, andiamo ad Istanbul, andiamo in Giordania, andiamo a Gerusalemme, a Tel Aviv, vi faranno vedere veramente tanti posti. E conoscerete anche delle piccole chicche, chiamiamole così, come ad esempio una bella leggenda che c'è sul lago Trasimeno. Il libro, vi faccio vedere la copertina, faccio questa scena qua, non so se riuscite a vederla, è tratta da un'opera di un maestro veneziano, Luigi Voltolina.
che ha voluto farmi questo regalo, ha voluto poi donarmela per che un suo ritaglio potesse essere la copertina di questo libro. Quindi oltre al romanzo, al libro, c'è anche questo, questa bella immagine di una sua opera, e continuo sempre a ringraziarlo. Sempre all'interno troverete spiegato i vari gruppi antiterroristici italiani, il GIS, i NOX, i GIGN francesi, i Sarayat Makal israeliani. Scoprirete come si muovono, che armi usano. Sì, sarà anche un po' tecnico, ma come molte persone mi hanno detto, è scritto in modo molto, molto semplice. E poi all'interno troverete quello che è nel mio cuore, ovvero questo. È grande. Il Basco Verde dei Lagunari. Qui abbiamo anche il nostro lagunare non pentito, come ho definito la prima presentazione. Abbiamo delle, all'interno di questa sala, dei rappresentanti, che sono rappresentanti dell'ALTA, dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, di cui faccio parte e che mi onoro di esserci. E quindi ci saranno anche loro nella difesa poi della città di Venezia. Questo è tutto il romanzo, sono una centinaia di pagine. All'interno troverete qualcosa di particolare che non ci sono nei vari libri, perché è una novità, ovvero questo libro, edito dalla Mazzanti, è un metalibar, ovvero negli angolini troverete un QR code. Chi avrà la voglia, la bontà di prendere questo libro, si dovrà scaricare gratuitamente la app della Mazzanti, verrà fuori un piccolo pulsante che è il QR code, lo inquadrerà e in quel momento, su determinate pagine, ci troverete la cuffia, ci sarà la mia voce che racconta quel capitolo. Se trovate un panorama, ci sarà, apparirà sul vostro telefonino un'immagine presa poi dai vari in rete, con la spiegazione di cosa si sta trattando, o anche delle colonne musicali che ci sono all'interno. Quindi è abbastanza interattivo. Non te raccontiamo ancora, entriamo nel più specifico. No, sei già entrato. Quindi lascio la parola al professor Arduino, che adesso inebrierà di geopolitica e di storie che purtroppo si ripetono e noi non siamo capaci di dire, ma questo mi sembrava di averlo già visto, invece, no? Dopo stasera, naturalmente, buonasera a tutti, e dopo stasera riconosceremo invece le storie. Allora, il libro vale veramente la pena di essere letto e quindi naturalmente comprato. Tutti i libri vanno comprati, quelli soprattutto interessanti, e Mauro, con cui abbiamo fatto altre presentazioni, ormai siamo una coppia, diciamo, di presentatori di questa vicenda che riguarda un caso che abbiamo definito il primo mistero del nostro paese, quello della motonave Elia. E che adesso in sintesi inseriamo nell'ambito di un quadro nel quale agisce e si trova poi tutta la vicenda del libro, quella di un paese che noi ci ricordiamo parzialmente e che è il paese dell'Italia che va dagli anni, inizio degli anni 60, fino al momento in cui, cadendo il muro, la conformazione geopolitica e storica del Mediterraneo e dell'Europa cambia, e con essa cambia, diciamo, anche un assetto del nostro paese. Naturalmente, essendo tutti molto giovani, tranne me che sono veramente vecchierello, molte cose magari non le ricordate, e stasera le citiamo così al volo, non solo il caso Redia, ma l'inquadramento generale, perché il libro ha un pregio che è molto importante, ed è questo forse uno dei pregi veri, oltre al fatto di essere appassionante per la sua trama, è quella di riportare immediatamente, mentre si legge, ad un'atmosfera
interessante, di avventura, di thriller, di misteri, che in realtà sembrano romanzati, ma che invece poi nel nostro adorato paese sono spesso accaduti. Il caso Ledia si inserisce in un momento nel quale è finita la prima... Il paese vive tre fasi, diciamo, adesso ve lo racconto così in una maniera molto, come dire, colloquiale, ma anche diretta. Stasera ci parliamo senza accademismi. Lasciamo le aule dell'università e le cose a cui siamo abituati nella storia e andiamo invece al concreto. La prima fase della storia del paese, dalla guerra mondiale, è finita, che è quella del costituire il territorio. Finiscono le indipendenze in Sicilia, le parti del Trentino, in qualche modo la vicenda del territorio è costituita. Ed inizia una fase che durerà circa un quarto di secolo, circa poco meno di 30 anni, che ora noi abbiamo spesso allontanato e dimenticato, che è quella della crescita di una potenza mondiale. Quando ai miei allievi a Gorizia dico che noi siamo stati ad un certo punto della storia del nostro paese la quinta potenza mondiale, naturalmente economica, ma non solo economica, gli allievi mi guardano come se stessi dicendo una cosa quasi incredibile. Siamo abituati ormai allo scivolamento verso il 20° posto, siamo dentro il G7 e il G20 perché siamo ancora un grande paese manifatturiero e siamo ancora i secondi, i terzi manifatturieri. L'Inghilterra, poi sparendo dalla circolazione con la sua Brexit, ora abbiamo anche capito dopo la guerra in Ucraina perché l'Inghilterra ha fatto la Brexit, ma qui entreremo in un altro argomento che vi dirò alla fine, perché il libro è molto attuale. Perché parlando di quel periodo di potenza e parlando di problemi che riguardano da vicino i conflitti, ci riporta, dopo il salto che facciamo dalla fine degli anni Ottanta a poco fa, di nuovo nell'atmosfera che stiamo vivendo, cioè l'atmosfera di un conflitto, di una guerra, di un Mediterraneo, di una Turchia, eccetera, 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 che rendono il libro di nuovo molto, molto, molto attuale. Ed è per quello che stasera siamo qua, alla ripresa di queste vicende. Torno al 62, apertura dei misteri di Stato. L'equipaggio della Edia sta navigando a largo della Galizia alle ore 10 del giorno 14 marzo. Che cosa sta succedendo? Il giorno 19, con dolore infinito di tutti i francesi della terra di Algeria, stranamente il 19, ora vi dirò perché, perché sono tutte delle coincidenze incredibili nella vicenda della Edia, poi nel libro, ma poi anche in tante altre vicende nostre. I 25 anni segnarono circa 150 agguati attentati, 1500 feriti, 380 tra morti e invalidi. Ce li siamo scordati in parte, ma li ricordiamo questa sera non per essere lugubri, ma per capire che essere una potenza significa anche avere dei problemi, dei costi del terrorismo internazionale del nostro paese. Non lasciatevi convincere dalla vulgata oggi in atto che sta tentando di cambiare questa vicenda, perché non parliamo mai dell'internazionale. Un paese è grande perché non parla solo di se stesso, ma parla anche di quello che è accaduto sul tuo territorio quando era una potenza internazionale. Quindi quando c'erano i servizi israeliani, quando c'era la CIA, quando c'era il combattimento con i francesi, quando venivano abbattuti gli aerei con i missili, quando sparivano le navi, i carri, eccetera, eccetera. Non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo aver paura e non guardare solo al nostro ombelico. Essere delle potenze significa avere il coraggio, come gli amici della Delta Force, di andare a combattimento che noi possiamo fare tranquillamente. Non è un incitamento guerriero questo, ma è anche il fatto di cominciare a dire che siamo stati incredibilmente la quinta, sesta potenza del mondo, anche se adesso nessuno ce lo ricorda più. E anzi cerchiamo di cambiare dicendo che tutto quello che è accaduto anche in questi 25 anni è sempre una storia molto italiana. No, c'era una storia molto internazionale. Ricordiamoci che in queste vicende non è solo sparita la Edia, ora vedremo,
ma sono sparite molte altre cose. Addirittura era stato preso prigioniero un generale americano, uno della NATO, che per miracolo e solo per un'azione combinata di questi gruppi, che qui assumono un tono romanzesco ma che esistevano naturalmente, viene salvato. Era un paese quindi dove a un certo punto spariva il presidente del Consiglio, ma spariva anche un comandante della NATO e succedevano delle cose incredibili. Bene, non esiste quindi solo Sanremo. E quello che volevo dirvi è che l'Edia il giorno 14 manda il messaggio, c'è forza 8, certo, non è per una vecchia carretta come l'Edia, che ormai deve avere circa 50 anni al momento del 14 marzo del 62, non è una cosa da poco, però non così drammatica, non è un messaggio di aiuto di SOS, no, è un messaggio quasi, quasi, in cui si sta avvertendo che ci sono le situazioni, ma non così drammatiche. Perché è importante la data del 19? Perché misteriosamente, e qui inizia il mistero del mistero, si ricomincerà a parlare dell'Edia soltanto il giorno 20, quando la decisione di De Gaulle è presa. Capite che, come dice Agatha Christie, una volta è un po' un eroe, la seconda è una, la terza è una prova. E di cose ne succederanno nell'Edia da quel momento in poi, compresa la foto che appare sul gazzettino seminando il panico, perché tutti pensano che siano spariti i marinai. Come fanno a riapparire improvvisamente? E guarda caso, quando riappaiono, il giorno prima in cui Algeri sta per tornare nelle mani dei considerati ribelli, ora padroni, algerini dell'FLN. Quindi capite tutta una serie di vicende, una più misteriosa dell'altra, nelle quali nessuno darà mai una risposta. E le vicende della Edia e i suoi misteri e queste cose che si concatenano e cui non riusciamo a dare mai una risposta ci ricordano moltissime avventure di quegli anni a cui non siamo mai riusciti a dare poi una vera risposta, incredibilmente partite con l'Edia. Perché l'Edia rappresenta però un motivo particolare? Perché è un chiaro tentativo, è un messaggio indirizzato a un uomo che sta tentando di dare un assetto diverso al nostro paese, che darà molto fastidio agli amici francesi, darà molto fastidio ad altri europei, darà molto fastidio a tantissimi. È naturalmente Enrico Mattei. L'avvertimento è molto chiaro. Nell'Edia ci sono degli uomini che vengono dalle Marche. Mattei era stato capo partigiano. Un capo partigiano strano però, che cercava di mettere insieme le cose, perché il comandante Lerre, con cui cadrà poi a Buscapè, sei mesi dopo, esploso naturalmente, che le palle che ci raccontano che è stato l'incidente. Ma quale incidente? Ma cosa ci stiamo raccontando? È andato per aria, era della Repubblica Sociale. Il capo partigiano, con il suo pilota, che era stato un asso per quel poco di aerei che aveva la Repubblica Sociale Italiana. Quindi Mattei era un personaggio molto strano, come si capisce già da questo primo fatto. Era uno che voleva il paese con un certo assetto di potenza e stava rompendo moltissimo le scatole, non solo alle Sette Sorelle, ma anche alla CFP, la compagnia francese dei petroli, che in quel momento agiva quasi indisturbata nelle aree dove c'era naturalmente stato l'impero francese e colonialismo. Il primo messaggio non lo riceve, parte un secondo messaggio pochi mesi dopo: non andare a firmare il contratto, altrimenti avrai dei problemi. Naturalmente Mattei va a firmare il contratto. Mattei era evidentemente un uomo che non aveva paura, oppure in qualche modo pensava di potersela cavare. Dopodiché, naturalmente, Mattei sparisce sei mesi dopo la vicenda dell'Edia, ma a bordo dell'Edia il comandante e altri sono dei marchigiani. Ci sono degli strani legami, forse uno di loro era stato partito, quindi ci sono dei legami tra Mattei, gli uomini dell'Edia, queste strane vicende che succedono, e poi appare, perché la configurazione di quei 25 anni ha sempre 5, 6, 7 organizzazioni che appaiono costantemente in tutte le vicende che ci siamo, che poi ci diciamo, e che è quella dello IOR. Improvvisamente
non si paga mai una nave che sparisce senza lasciare traccia, senza che vi siano i certificati, senza che vi siano tutti i timbri, viene pagato l'assegno. Naturalmente viene pagato in Svizzera, l'assegno di che cos'è? Di una filiale nascosta dello IOR. Ed appaiono così per la prima volta nel paese tutti i misteri quasi messi insieme. L'uomo che vuole cercare di dare una svolta al futuro dell'Italia, Enrico Mattei, e pian piano tutti coloro che riappariranno di volta in volta quasi sempre in tutte le vicende. A turno, in questo caso appare l'assegno. 130 milioni pagati senza che vi sia certificato di affondamento, una cosa che viene fatta rarissimamente, forse mai, forse la prima volta. Naturalmente molta parte di queste vicende le troverete scritte qui dal nostro Mauro e naturalmente altre le troviamo, ma siamo qui stasera per raccontarle e forse per scrivere qualche altro libro, forse. Ecco, quindi non volevo raccontarvi delle cose lugubri naturalmente e soprattutto nell'atmosfera sanremese, però volevo dirvi che ci sono stati dei momenti, degli assetti, delle vicende del nostro paese che oggi abbiamo, come dire, un po' dimenticati e trascurati, ma che ci dicono che cosa. E qua la seconda parte e poi chiudo, pronto per rispondere alle domande, assieme a Mauro, lagunare non pentito. Qui ci sono tutti i lagunari che saluto, il nostro presidente valorosissimo. E che cosa succede? Perché sta tornando? Perché dopo quel periodo in cui tutto era diventato solo mafia, quindi l'internazionale con la CIA, con i rapimenti dei generali, con le guerre sul nostro territorio, con le sparatorie, gli assalti a Fiumicino, tutte queste belle cose che adesso non vi voglio raccontare anche perché sennò mi tirate le tazzine, sta tornando la vicenda di nuovo internazionale. E perché torna? Torna perché naturalmente la guerra in Ucraina ha aperto la grande frontiera, che questa volta non è il Mediterraneo, ma è anche il Mediterraneo naturalmente, che è sempre coinvolto in tutte le vicende, ma è la frontiera ad est, perché la gestione nordica dell'Unione Europea non ha pensato che le cose brutte accadono non solo nel Mediterraneo, ma potevano accadere verso i confini della Germania, verso i confini del mitico Nord Europa. E così, tra un trastullo e l'altro, ci siamo trovati in una guerra terrificante in Ucraina, da capelli ritti, che assomiglia per certi versi alla Prima Guerra Mondiale, per certi alla Seconda. Stanno succedendo delle cose che nessuno di noi si immaginava, ritorniamo a parlare di carri armati, di missili, di trinceramenti, di assalti, di agguati. Una cosa quasi incredibile che il nordico comando dell'Europa, che parlava sempre di benessere, abbiamo avuto questa Merkel per 20 anni, ci parlava sempre del come dobbiamo inquadrarci noi sempre nel Mediterraneo un po' movimentato, improvvisamente è scoppiata una guerra ai confini con loro e con noi. Che cosa significa questo? Che siccome uno degli attori di questa guerra è chi ha preso il nostro posto nel Mediterraneo nel quarto di secolo successivo, che si chiama Turchia, io credo invece che pian piano molte delle vicende che ritroveremo saranno quelle che riguarderanno un posizionamento, un ruolo dell'Italia, non solo per cercare di andare verso la pace, dove noi siamo tra quelli che possiamo farlo. Io credo che a un certo punto, in una delle operazioni, sia stato anche proposto di andare su una forza di interposizione italiana e credo che uno dei motivi per cui non è passata sia stata di nuovo un problema riguardante gli europei, che non avevano così tanto apprezzato la possibilità che la forza di interposizione, per esempio il corridoio dei prigionieri, no? Quello nell'acciaieria, dove a un certo punto dovevano uscire fuori, essere protetti e forse imbarcarsi sulla nave turca, ma anche forse su qualche nave italiana, ma anche protetti dai nostri, questa cosa non sia molto piaciuta e ci risiamo. Però alla fine il problema della pace dovrà avere il sopravvento.
e quindi la capacità del nostro paese di ritornare ad essere, come dire, una potenza, non più quella quinta, questo è impossibile, ma un paese che può ancora dare delle cose e può naturalmente indirizzarle e può naturalmente operare per andare verso qualcosa che adesso sembra estremamente difficile, che invece dobbiamo assolutamente raggiungere in Ucraina, che è una sorta di pace o di armistizio. Tanto la vittoria militare in Ucraina, come ha detto il generale comandante delle truppe americane, lo dico io, lo dice il capo degli Stati Maggiori Uniti, Mark Milley, ha detto scordiamoci l'idea di una vittoria militare da una parte e dall'altra in Ucraina. Che questo ci fa andare sempre più vicini a qualcosa di molto, molto, molto pericoloso. Quindi in qualche modo bisogna arrivare alla pace. E il ruolo dell'Italia, secondo me, che è un paese che negli ultimi anni si è molto ristretto in se stesso, molto ripiegato, abbandonando anche zone dove abbiamo dei grandi problemi, come la Libia, che conosce bene Mauro, per cui i pezzi riguardanti la Libia sono i pezzi scritti con la conoscenza materiale di queste vicende, dovranno essere di nuovo qualcosa che ci riguarda da vicino. Ecco, credo di avervi detto in sintesi alcune delle vicende riguardanti il motivo per cui il libro va appunto letto, preso e anche apprezzato nelle sue parti, che ci riportano, in questo caso torniamo alla letteratura, a un'atmosfera molto interessante che lui ha definito in parole semplici, ma che sono invece le parole affascinanti ed interessanti, perché non è facile ricreare l'atmosfera che io ho cercato di lineare di un paese molto cambiato, per certi versi anche in meglio, per altri versi da invece riflettere e recuperare. Non vorrei avervi rattristato troppo con questa sintesi. No, c'è stato anche di peggio dopo. Ah, ecco. Un altro punto, per tornare un po' indietro alla storia di Mattei e delle sette sorelle di De Gaulle e della Francia, dobbiamo pensare alla scomparsa di un giornalista siciliano, Mauro De Mauro. La cosa molto strana, su quel tavolino c'è anche il primo libro e lì parla il collegamento con lui della Libia, terrorismo libico. Certo. Io ci ho lavorato in Libia, quindi ho portato sulla carta determinate mie esperienze. Ma cosa possiamo ancora dire di questa cosa qua? Che il giornalista Mauro De Mauro ha iniziato la sua attività come giornalista del Giorno, giornale fondato da Enrico Mattei. Poi è andato all'Ora di Palermo. Aveva iniziato a fare le sue cronaca nera, per poi finire nell'attività addirittura sportiva. Ma lui aveva sempre questa puntigliosità della cronaca nera. Scomparso Mattei, lui inizia a cercare sempre nuove informazioni. E le trova. Caso strano, il regista Francesco Rosi inizia a fare le sue riprese del film Enrico Mattei. Immediatamente Mauro De Mauro contatta e inizia a dargli delle informazioni, fino al giorno, la sera, che Mauro De Mauro racconta ai suoi colleghi che ha qualcosa di esplosivo. Mette tutte le sue carte nella sua valigetta e va a casa. Non ci arriverà mai a quella casa, perché non solo non viene ucciso, viene fatta una lupara bianca, viene preso e sparisce, come i 19-20 uomini di questa nave spariscono, danno la colpa alla mafia, ma dietro la mafia, che ha fatto un favore, c'è i servizi segreti francesi, che non potevano lavorare in terra italiana e hanno approfittato di questo.
e sembra che le cose si siano lentamente, nuovamente, andando nell'oblio. Ma viene fuori un altro personaggio, un certo generale della Chiesa, che non è ancora convinto di determinate cose e inizia a scartabellare nuovamente i documenti di Enrico Mattei. Com'è finita? Chi l'ha ucciso? Ancora la mafia. Però qualcosa non quadra, cioè continua a esserci sempre un collegamento, perché ci sono i documenti di questa benedetta nave e questa nave, questi uomini sono stati presi come merce di scambio, come aveva detto Arduino. Enrico Mattei doveva star fermo, stava dando problemi alle sette sorelle e questi uomini dovevano essere merce di scambio. Li restituiamo e tu ti sottometti alle sette sorelle. Conoscendo Mattei, questo non poteva essere, non poteva accadere. E questi uomini sono spariti. Quindi poi c'è l'alto commissario di polizia, adesso sempre siciliano, che muore anche lui, adesso ha un vuoto di memoria, anche lui riprende le carte del generale della Chiesa e viene ucciso anche lui in centro a Palermo. Ci sono tanti collegamenti in questa fase. Questa nave ha talmente tanti misteri che forse qualcuno li vuole proprio nascondere nel cassetto e chiude la chiave, non lo vuole proprio aprire. E Carlo l'ha dichiarato chiuso. Sappiamo che ci sono stati vari interventi in Parlamento dai nostri rappresentanti politici, ma è un muro di gomma, come Ustica. Non c'è niente da fare, non si riesce a venirne fuori. Cosa chiedono? A Curzio Grafeo che cosa chiede? Non voglio vendetta, non voglio niente, voglio riavere mio zio, voglio trovare le sue ossa a questo punto, forse cenere, non lo so, ma portare i miei parenti a casa. E forse un accordo tra l'Italia e la Francia, a questo punto, dopo 61 anni, penso che di segreti non ce ne possano essere più. Quindi si spera, andando avanti, che questa vicenda possa essere veramente essere portata alla luce e dare i suoi buoni frutti e sapere dove sono queste benedette persone. Il romanzo poi ha un suo finale, può essere veritiero o meno, comunque è stato considerato che è compatibile, può essere successo così. Quindi io adesso vi lascio, se avete domande, se avete qualcosa magari anche di qualcosa anche più tecniche al finale. Siamo qua e spero che la presentazione di questo libro questa serata sia stata piacevole. Ringrazio Maestra Mia per questa diretta su Facebook, veramente un connubio tra Maestra Mia e il festival organizzato dalla Silvia. E io vi dico una cosa, che quanto lavora la Silvia. Io vorrei farle fare un applauso, perché voi non sapete, ogni settimana cambia lo scrittore, cambia il genere, lei è sempre sul pezzo, lei è con i giornalisti, su Facebook, le immagini, ed è sempre stata. Anche verso le 10:10 a me mandavo lei, sì, portavo siamo, tutto, certo. E ci rispondeva, ma no, era sempre presente. È una macchina da guerra. Per stare in tema. Ecco, quindi anche grazie a te, a tutto, e anche al Central, al Grand Central, per aver dato questa bella location per tutta questa attività culturale. Grazie. Grazie Mauro. Io vorrei alleggerire anche un po', esatto, la tensione e i contenuti, nel senso che voglio ricordare che il libro è una lettura comunque piacevole, scorre bene, ci sono molte scene ambientate a Venezia nei dintorni, che quindi tutti noi conosciamo e ci rivediamo in quei posti, riviviamo alcune situazioni. Il finale
si rientra un po' anche nella sfera affettiva del comandante, quindi dà un cambio forse di tono, perché siamo più sul, come dire, sulla sfera familiare intima che prima magari non c'era, e conosciamo anche questo aspetto del Di Mauro. E ovviamente sullo sfondo sempre la nave Edia, questo finale che hai ideato. Sì, cioè io sono un po' ignorante in materia, lo ammetto, però leggendolo ci sta. Direi che ci sta tutto, quindi non so se poi le cose siano andate veramente così. Tra l'altro nel tuo libro non si capisce questo intreccio tra realtà, finzione, cose realmente accadute, cose che ti sei inventato tu, cioè veramente una lettura avvincente, veramente, per cui complimenti per quest'opera. Vorrei un attimo chiamare qui sul palco assieme a noi Matteo Senno, consigliere comunale, che questa sera ci fa il piacere di essere in nostra compagnia, e anche lui vuole salutare il pubblico, non so se ha voglia di fare delle domande all'autore. Ma buonasera a tutti, intanto il piacere è mio di essere qui stasera con voi. Io semplicemente porto i saluti dell'amministrazione comunale tutta, guidata dal sindaco Luigi Brugnaro, ma soprattutto in primis un ringraziamento a Silvia, perché ha creato da zero un format culturale che adesso è diventato un punto di riferimento per tutta la città di Mestre, per tutto il comune di Venezia, per tanti appassionati che ogni mercoledì possono ritrovarsi qui in un ambiente conviviale, quindi vivendo un momento in serenità, però affrontando temi anche seri, temi storici, temi di interesse generale attuali. Un grazie va anche al Gran Central, perché offre questa location che è bellissima, restaurata da qualche mese e che permette anche di far rivivere via Piave, che sappiamo tutti ha dei grandi problemi di degrado e sicurezza. La testimonianza poi è la presenza del prof Panicce, la testimonianza vivente della qualità del testo che Mauro offre. Io ho avuto il piacere di leggerlo già, quindi ve lo consiglio, potete acquistarlo e sicuramente non rimarrete delusi. È un grande piacere avere in sala anche Mestre Mia, perché è un grande veicolo per fare pubblicità a questo format, a questi autori che si presentano qui in questa sala, perché ha veramente un grande riscontro sui social, a partire da Facebook, è una pagina molto seguita e è molto attiva a favore della città, quindi è un gioco di squadra che fa vincere tutti. Quindi buon libro, buona lettura a tutti. Grazie. Bravo Matteo. Per le tue parole. Dal pubblico c'è qualcuno che vuole chiedere o soltanto esprimere un parere? No, volevo chiedere se poteva spiegarci un attimino le indagini all'epoca, penso in tutti gli anni, a chi sono state delegate e chi le ha condotte, insomma, all'epoca. Se ci sono state fatte, le indagini che la condotta, in che senso, dalla parte storica, cioè, o romanzata? Dalla magistratura, da parte della polizia giudiziaria, qualcuno è stato incaricato. Cioè, in quel tempo diciamo che non c'è stato nessuno, cioè la nave è stata abbandonata a se stessa con tutti gli uomini, cioè se non nei primi giorni, quando sui giornali è apparsa la notizia, c'è stato un po' di clamore, dopodiché tutti hanno cercato di di dimenticarla più possibile. Ogni tanto veniva fuori qualche notizia, come la fotografia dei marinai ad Algeri, nel carcere Algeri, no? Ma dalla parte del governo di quel tempo non c'era stata nessuna voglia di scoprire realmente la verità. Quindi questi uomini, i parenti ancora, non sono mai riusciti, nonostante, come ho detto prima, le varie richieste parlamentari, ad aprire questo vaso di Pandora riguardo questa nave. Poi perché non le conosciamo? Perché sono segretate? Allora. Diciamo che adesso entri in casa. Le indagini su un affondamento, una sparizione,
Allora, certo, diciamo che il fatto che vi fosse una tempesta ha nelle relazioni ufficiali, che peraltro hanno messo molto tempo per essere stese, credo che ancora adesso non vi sia un'esatta relazione sulla scomparsa della Edia ufficiale e formale da parte delle capitanerie di porto, ma soltanto delle supposizioni molto problematiche, perché, ripeto, fu un caso quello del pagamento da parte dell'assicurazione alla compagnia Navera Panamese, che peraltro aveva sede qui a Venezia. Quindi diciamo che nel complesso le cose sono rimaste così come erano all'origine, una scomparsa a cui non abbiamo trovato né la dichiarazione vera, sottoscritta, ufficiale e formale, che la nave è sparita in una tempesta, poiché non sono stati trovati né corpi né pezzi della nave, soltanto il salvagente con il nome precedente della nave, una cosa anch'essa molto strana, perché evidentemente a bordo forse c'era un salvagente che non era stato ridipinto con il nuovo nome Edia, o forse maliziosamente un salvagente di quelli ancora in possesso di chi, fra virgolette, aveva l'interesse a farlo, lanciato nella zona. Poi niente, macchie, tracce, quindi un vero mistero. Tant'è che non si è mai potuto avere una relazione formale ufficiale, cosa che immaginiamo non è proprio semplicissima nel caso della scomparsa di una nave con tutto il suo equipaggio. Quindi ufficialmente la nave sparisce in una tempesta, perché l'ultimo cablo parla di forza 8, la carretta è molto vecchia, le onde sono molto forti e quindi evidentemente si suppone che la nave sparisca così e affondi con tutto il suo equipaggio. Questa è in qualche modo la versione ufficiale. Naturalmente coloro che sono i parenti, coloro che sono andati alla ricerca, come la madre di Grafeo, come il fratello, il nipote di Chioggia, come il padre del Marconetti di Trieste, non si sono molto accontentati di questo, ma la risposta all'inizio era speranzosa. Il Marconista riesce a contattare un ufficiale che farà poi una grande carriera, ed è Martini, allora giovane ufficiale di Marina, che gli assicura che una parte dell'equipaggio è salva e che rivedranno i loro parenti, cosa che poi non accadrà. E la frase misteriosa di Fanfani: non possiamo fare la guerra per una nave di 20 persone. Queste poi sono cose riportate, naturalmente non le possiamo, noi non eravamo lì e non le possiamo dire, però la risposta è questa che le ho dato. Questo è tutto quello che in qualche modo sappiamo. Ecco. Andrea, volevi chiederci qualcosa? Fare anch'io una piccola osservazione dall'alto della mia ignoranza in materia, però mentre ascoltavo quello che raccontavi, professore, di solito però almeno un lancio di un SOS rimane traccia, perché quindi voglio dire, se la nave è affondata e non c'è neanche un SOS, come si giustifica questo? Questo fa parte di un pezzo del libro che scrive Mauro, infatti proprio riguarda, riguarda, scrivilo tu che l'ha letto più volte. Cioè diciamo che non è un SOS, formalmente una delle cose sulle quali c'è stato un grande dibattito è che è un cablo che dà una notizia, praticamente non ci sono gravissimi problemi, il mare però è forza 8, stiamo procedendo. Questo fa capire che la nave ha delle difficoltà, però non è drammatico e quindi non fa preludere a un affondamento della nave, né c'è qualcosa che abbia a che fare con un Mayday o con un SOS, quindi evidentemente o non sono riusciti poi a darlo, o erano già arrivati a bordo coloro che li dovevano prendere, c'è il falso. Esatto, c'è il falso. E poi c'è l'appuntamento in mare che descrive molto bene Mauro, che può essere l'appuntamento dove
pur con il mare in tempesta, vengono passate le casse delle armi, che noi non sappiamo bene cosa c'era, il carico che era a bordo, naturalmente, e il motivo per cui almeno un paio di organizzazioni possono andare a caccia e vendicarsi sulla Edia, perché possono essere i francesi dell'OAS, i Pienoir, coloro che non vogliono e che vedono approssimarsi la fine del loro mondo e quindi in qualche modo vogliono fermare il carico, possono essere i servizi, quindi c'è più di un'organizzazione che vuole fermare la Edia o vuole far pagare il prezzo alla Edia di qualcosa che è stato fatto, quindi non lo sappiamo. Si parlò addirittura di un siluramento. Il siluramento non è una cosa così semplice nel tempo di pace, cioè, la tesi di Mauro è nel libro sostanzialmente che la nave viene presa e il suo equipaggio. Poi l'equipaggio farà delle fini differenziate, come sempre succede naturalmente. Certo che 3-4 mesi dopo, nella foto, e la foto è del Gazzettino, appaiono dei marinai che incontrovertibilmente sono uno, è Graffeo, il primo. È molto difficile, per quanto venga manomessa la foto, venga manomessa, che tu riesci a riprodurre Mauro Ciancimino in fotografia dicendo che è il suo sodia. Poi c'è l'apparizione degli uomini della Legione che mandano dei messaggi molto misteriosi, perché poi nessuno ha contattato mai i parenti, questa è la cosa strana, spariscono sul serio. Ma allora la foto che cosa significa? Sono spariti o non spariti? Quindi è un grosso mistero questo dell'Edia, di cui sapere esattamente cosa succede sarebbe finalmente scoprire l'inizio della verità, del primo dei misteri. L'ultimo poi finisce 30 anni dopo e si chiama Moby Prince, dove improvvisamente in un'ora spariscono 140 persone. Ma come vi ho detto, non vorrei rendere la serata troppo lunga, voi eroi ci avete resistito e non solo avete partecipato ma anche resistito, quindi dobbiamo cercare invece di pensare, secondo me, all'idea che noi siamo in un'altra fase e che forse possiamo essere utili per cercare di andare, noi che ne abbiamo le capacità, di andare verso l'interposizione, verso la pace, verso qualche cosa che riporta qualcosa di molto positivo all'interno di un conflitto che sta di nuovo alle porte dell'Europa. Ecco, prendiamo l'aspetto, secondo me, forse più interessante del futuro ruolo dell'Italia e per un attimo lasciamo perdere. Però, come diceva Churchill, che era uno che se ne intendeva, più profondamente andiamo nel nostro passato, più profondamente saremo capaci di capire il nostro futuro. Va bene? Ecco. Chiedo un'altra cosa a Mauro. No, senti, quanto ti ha appassionato scrivere questa vicenda e soprattutto se hai voglia di continuare ad affrontare qualche altro argomento, stando sempre nell'inchiesta, se vogliamo, un po' anche un'inchiesta. Mi collego, sì, per dire che alla fine del libro Sulle tue note si scopre che l'idea di scrivere questo romanzo sulla nave Edia te l'ha suggerita proprio il professor Panizza. Mi copia, no, in questa occasione è stato un piacere, ecco. Devo dire, ogni tanto trovo delle cose che dico, poi improvvisamente apparire su alcuni articoli. Adesso ho parlato di Gerasimov, il capo stato maggiore russo, non lo conosceva nessuno, improvvisamente vedo travolti dei giornali sulla vicenda della conoscenza di Valeri Gerasimov, il nuovo stratega russo. Questo è molto simpatico, ma fa parte, diciamo così, del gioco, naturalmente. Allora, appunto l'idea è stata un guanto di sfida suo, sì. Perché a un certo momento ero, dopo il primo libro avevo iniziato a buttare giù un piccolo scheletro per il secondo, ci incontriamo e lui mi lancia questa idea. Hai mai sentito la nave, il discorso, il mistero della nave Edia? Io faccio no, vai in rete e scrivi, se ti appassiona guarda, viene fuori veramente un bel libro. Ed è vero. Cioè veramente mi ha appassionato la storia di questi uomini, di questa nave che è sparita, e da qui poi è partito il romanzo. Ho avuto la fortuna di avere degli amici che a richiesta si sono avvicinati a me dandomi materiale tecnico, con riviste militari,
agenti di viaggio, insomma, poi la rete è meravigliosa per questo. E quindi sono riuscito a creare tutto questo puzzle che veramente mi ha dato la forza per continuare fino alla fine. C'è un terzo libro che è tutto ancora in testa, non so se riuscirò a scriverlo o cambierò idea, ed è parte dalla famoso sequestro dell'Achille Lauro. Cioè tutti i libri stanno partendo, cioè, non sono mai nel 2022 al 2023. Questo, il primo libro è ambientato nel 1987 col G7 a Venezia e tutto quello che mi succede. Esatto. Qui partiamo dal 62, facciamo 30 anni di salto, quindi 92, 94 la e arriviamo nel 96-97. Quindi dimenticatevi Google, dimenticate il coso, perché non c'è, come nell'87 non esistevano i cellulari. Quindi la difficoltà è anche di andare a trovare che macchine c'erano nell'87 o nel 94. Si va a vedere tutto, si va a vedere che tipo di abbigliamento c'era, che tipo di, quando nel 97, che tipo di cellulari c'erano. Quindi il bello è anche questo. Non solo la storia e tutto, ma andare a trovare questi dettagli, come il dettaglio delle armi, delle pallottole, del tipo di pistola. C'è la spiegazione di come fuoriesce un colpo da un cecchino. È spiegato che cosa succede, il caricamento, la fuoriuscita, lo scarico del gas. Sembra tanto tecnico, ma letto è di una velocità unica, però dà un senso, perché c'è tante persone che sono appassionate di armi, sono appassionate di tutto, quindi non si può andare a scrivere una scemenza, perché se no arrivano giù le critiche. Fortunatamente le critiche che ho avuto sono, per quanto riguarda la parte tecnica, sono tutte diciamo positive, quindi questo è anche una cosa che mi porto dietro. Quindi anche nel terzo c'è più tempo nella ricerca di documentazione che poi alla fine nello scrivere. Io lo posso testimoniare, perché 2 anni fa noi presentammo la prima tua uscita di Cobra e Leone. Sì. E da allora abbiamo sempre avuto una serie di collegamenti. Sì. e di discussioni anche. La cosa bella che c'è stata quella sera, che avevamo l'ospite, era il vicequestore della Polizia, che era della squadra antiterrorismo. Esatto. Quindi la Maria Luisa era riuscita a creare questa serata molto particolare. Anche poi raccontato degli aneddoti che, senza saperlo, sono anche esatto. Grazie. Bene, se a questo punto non c'è più nessuno che vuole intervenire, sì, e siamo qui apposta. Prego. Lei ha citato Mauro De Mauro, no? Nelle persone sono scomparse, riferibili all'indagine, no? Sull'incidente di Mattei. Però non ha citato Pasolini. Pasolini è stato citato più volte anche in un'inchiesta che è stata aperta dai magistrati diversi anni fa, che lui si era interessato all'incidente Mattei in occasione della scrittura del romanzo Petrolio, su cui anche lì vige un certo mistero. E lo stesso Pasolini risulta che abbia dei contatti con Mauro De Mauro chiedendo le stesse informazioni. No, era sempre propaganda al fuoco. No, ma è vero. Da aggiungere alla... Chi è che guidava quella macchina che ha ucciso Pasolini? Non lo sappiamo. C'è una commissione che si è espressa. Sì, esatto. Sì, una cosa è sicura, non è stata Pelosi. No, esatto. È vero, ci sono tanti collegamenti che questo giornalista... La cosa che poi mi ha colpito è che il mio comandante si chiama Marco Di Mauro. Tanti mi dicono, hai preso il tuo nome, Mauro. A quel tempo, io invece, non volevo chiamarlo Mauro De Mauro.
ma ho tenuto invece il Mauro come cognome, perché il mio pensiero era quello di far rivivere nei romanzi quest'uomo che, con tutte le sue battaglie che ha fatto, ha messo veramente in pericolo la mafia, nel senso, perché combatteva il malaffare, combatteva le tra parte delle organizzazioni criminali. Quindi a quel tempo volevo far ricordare il suo nome. Poi con questo libro me lo sono ritrovato quasi proprio in prima persona, e quindi è un ulteriore tributo a lui e alla sua capacità, nonostante fosse un giornalista molto ma molto diverso dagli altri, perché era molto scorbutico, aveva un passato un po' strano rispetto al suo fratello, che invece è un genio della nostra Costituzione. Bene, grazie. Credo che sia stata una serata molto ricca, che torniamo tutti a casa con qualcosa in più rispetto a quando siamo arrivati. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito anche da casa. Eroici. Ringrazio il professor Paniccia, grazie, che ripeto, grazie, ci ha fatto il grande onore di essere qui questa sera, e ci ha tenuti veramente incollati alle sedie, come si suol dire, per ascoltare quello che aveva da dirci. Impossibile non prestare attenzione, voglio dire, era molto una calamita quando parla il professore, davvero. Eh sì. Mauro, grazie. Continua così, nel senso, ti aspettiamo alla terza opera. I libri sono disponibili per chi li volesse acquistare, la dolce Vanessa, che collabora con me, si occupa delle vendite questa sera. E che dire, vi aspetto mercoledì prossimo. Giovanni, volevi dire qualcosa? Ah, ok, grazie a te per l'ospitalità e per il sostegno al festival. Vi aspetto mercoledì prossimo, avremo un under 30, stavolta abbiamo uno scrittore mediamente più giovane degli altri, senza che nessuno si offenda, ma non è facile vedere i giovani già attivi in campo letterario. Conosceremo Pietro Farinea, il suo romanzo L'Erostrata, un bel libro, un po' sfacciato, come giusto che sia per un autore più giovane. Quindi vi aspetto mercoledì prossimo, sempre alle 18:45, sempre qui a Grand Central. Grazie a tutti.